4, quindi sulla logica e sulla compatibilità economica. Questo in Italia e in tutti i paesi occidentali, tutti, crea dei problemi di costi anche, ma non soltanto per il costo, c'è anche il problema a poco a poco della venir meno della stabilità, della solidità, capacità di spesa dei stati nazionali in un contesto che in cui aumentano i rapporti e le interferenze anche dall'esterno di organismi sovranazionali. Quindi ecco, tutto questo crea una crisi fiscale che è tipo quantitativo, cioè non ci sono più soldi per fare, per rispondere a tutte le domande nuove di protezione sociale che stanno emergendo in grande movimento, in grande trasformazione, sia sul piano economico produttivo, sia sul piano sociale demografico. Tra l'altro, ecco, dentro questo va naturalmente detto l'aumento della partecipazione delle donne, che anche se è molto bassa rispetto a quella che dovrebbe essere, comunque in Italia, per esempio, è la più grande sconvolgimento dal punto di vista sociale, ciò che avviene negli anni 80 e 90. Perché noi abbiamo prima la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, che era ancora più bassa, e questo è uno dei grandi cambiamenti, perché ha delle implicazioni a cascata su tutto il resto. Allora, quindi c'è una parte, una crisi fiscale, ma c'è una crisi qualitativa del modello. Perché il modello di prima era in fondo basato su dare una serie di protezioni di tipo, sulla logica che noi chiamiamo, soprattutto nei nostri paesi, in Germania, Italia, Francia, tipo occupazionale, era un welfare basato sul fatto che dargli le prestazioni sociali, a parte quella, diciamo, sanitaria, la dargli legata al fatto di avere un lavoro, o di aver avuto un lavoro, di essere capofamiglia. Tutto questo viene meno. Quindi c'è una crisi del modello, e quello che noi in cui siamo oggi è una ricerca di soluzioni spesso non intenzionali, l'effetto di cose che avvengono, cioè quindi non c'è una programmazione chiara. E oggi che voi per esempio cominciate a porvi il problema, ma allora cosa dobbiamo fare visto che il modello prima non tiene, no? Ma in realtà è da qualche decennio che le cose stanno modificandosi come effetto di diciamo di cambiamenti che avvengono nei fatti più che nelle intenzioni, sono molto più quindi del tipo pratico, reale, piuttosto che tipo strategico. Comunque sia, quello che avviene e che comincia ad aprirsi uno spazio in Italia, non solo in Italia, per un dibattito, per una riflessione anche esplicita tra gli attori delle relazioni industriali e i problemi del welfare. Cioè quello che prima dicevo era come un discorso che non esisteva, non era un discorso esplicito, cioè si faceva, ma adesso incomincia, poco a poco si creano, apre le finestre di opportunità perché questo divenga tematizzato. Che cosa poi avvenga dipende da tantissime cose, dipende da come si comportano i governi, dipende dalle opportunità che ci sono dal punto di vista delle imprese, chi ha dei diversi territori. Quindi quello che avviene dopo è una diversificazione di quelle che cioè diversificazione di tutte le risposte. Qui abbiamo la risposta della regione tale, la risposta della regione tal'altra, le capacità dei territori di intervenire o di non intervenire. Quindi c'è una via via che viene meno la chiara divisione di competenze dallo Stato che si occupa di alcune cose, la giudiziaria che fa delle altre, aumenta la possibilità di attori intraprendenti per fare delle cose dove sono capaci di farlo, dove ci sono le risorse per farlo, dove ci sono anche le iniziative, l'immaginazione cognitiva di attori intraprendenti che vedono che si può fare qualche cosa. E quindi c'è una fase che è indubbia e che però non possiamo neanche demonizzare, perché è quello che avviene, di diversificazione delle possibilità e delle capacità di intervenire. Quindi abbiamo queste variabili reazioni dei sindacati, delle imprese, ma anche dei governi locali. Quali sono le tendenze che si possono vedere? C'è una mappatura di quello che è avvenuto da allora. Allora, da una parte c'è cambiamenti che riguardano una concertazione centralizzata. Concertazione, qui intendo gli accordi a tre, più o meno tre con i governi, parti sociali, che cominciano a diventare importanti, soprattutto negli anni 90, e che hanno come obiettivo, ma già prima, già negli anni 80, e che hanno come obiettivo, in fondo, dal nostro punto di vista, quello di una razionalizzazione del welfare. In genere sono tutti accordi in cui si cerca di razionalizzare, cioè vuol dire di rivedere la spesa, solitamente per ridurla, ma comunque per renderla più coerente con le nuove caratteristiche della situazione. La riforma delle pensioni è un esempio, diciamo, del 95, è un esempio di questo, poi vabbè che poi ha avuto diversissime tappe e ha continuato a ripresentarsi come problema, che viene gestita attraverso
modelli di concertazione. Quindi le relazioni industriali a questo punto entrano prepotentemente sul tema, diventa un nuovo tema improvvisamente delle relazioni industriali, la concertazione sui problemi del welfare degli anni 90. Quindi mentre prima era stata soprattutto concertazione su temi di tipo distributivo, quindi la cosa del 93 è un esempio, no? Quindi come si distribuisce il reddito, come si fa la politica dei redditi, come si fa a evitare che ci sia l'inflazione, ecco, invece diventa problema, problemi di tipo sociale diventano fondamentali a partire, diciamo, dagli anni 90, durante gli esperimenti di governo di centrosinistra, e via via poi si attenuerà, ci sarà ancora qualche tentativo negli anni 2000, spesso, diciamo, che poi non portando da nessuna parte, c'era un altro tentativo, un altro accordo fatto sempre su welfare nel 98 durante la breve intervento del governo di nuovo di centrosinistra, volevo dire quello del 2007. Ecco, e comunque in questo caso, però oltre a questo, sempre a livello, se abbiamo una mappatura dei modi di intervento, oltre a questa concentrazione centralizzata che apre molte opportunità, io comunque forse ne parlerei tu, quindi non voglio parlare io adesso, ma a mio parere l'aspetto più interessante è che la punizione delle relazioni industriali e che apre in molti casi ai sindacati in particolare l'opportunità di consultare i lavoratori, cioè diventa, infatti è stato interpretato il nostro sistema di storia di patti come un modo che ha favorito delle forme di democrazia, nel senso di rapporto con i lavoratori, ha obbligato i sindacati ad avere rapporti più diretti, a spendersi apertamente, mettendosi in qualche modo anche in gioco, anzi non in qualche modo, mettendosi in gioco, chiedendo la valutazione del giudizio dei lavoratori. Quindi proprio per le relazioni industriali è di grande importanza, nel senso, nella mia interpretazione sull'azione del sindacato in Italia, della rilegittimazione di fatto, anche se non necessariamente in maniera così chiara e voluta, ma di fatto del sindacato verso i lavoratori, un momento molto difficile. Oltre a tutte queste cose qui, c'è all'interno di altre forme di concertazione, c'è i temi del welfare spesso entrano in modo più personale, se vogliamo, ma in modo più implicito, come elementi di scambio. Per esempio, già negli anni 80, i primi patti di accordo dell'83, per esempio, ha con elementi di scambio, io ti accetto di ridurre la protezione del punto di scala mobile in cambio a segni familiari, cioè ci sono elementi di scambio tra cose di prestazione, in questo caso di protezione della famiglia, no? Rispetto. Quindi c'è un uso, in questo caso i temi di welfare entrano in modo indiretto. C'è un altro modo in cui il tema negli ultimi decenni è diventato così importante, quello appunto lo citavi che tu prima, la contrazione collettiva centralizzata, in cui che ha in genere, quindi i contratti collettivi nazionali di lavoro, a volte anche altri tipi di contratti, ma comunque di livello nazionale, in cui si tende a creare premesse per estendere il welfare a categorie che non erano precedentemente protette, oppure a integrare con forme nuove, diciamo, protezioni che già c'erano, già, quindi di inventare cose diverse. E io credo che, io personalmente, nella mia interpretazione di quello che hanno fatto i sindacati in Italia negli ultimi anni, do moltissima importanza a quelli che sono stati quegli accordi che hanno portato a, per esempio, nel caso del settore artigiano o nel caso del lavoro interinale, a introdurre degli enti bilaterali che hanno obiettivi di fornire qualche forma di protezione a categorie di lavoratori che non sono protetti, per esempio dal punto di vista, o non erano, adesso c'è la segnalazione di Dero, insomma, non nessun tipo di protezione dal punto di vista della disoccupazione. Noi abbiamo un sistema di protezione sociale che, come adesso l'ho detto prima, è molto molto, diciamo, lacunoso, tutto tranne che universalistico, estremamente diversificato, a parte con, diciamo, il tipo sanitario, ma tutto il resto è assolutamente una giungla, diversificato per categorie, per situazioni specifiche, cioè allora all'interno di una situazione estremamente frammentata, che bisognerebbe a mio giudizio azzerare, ricominciare da capo, rifarla completamente, ma comunque sia,
si sono fatti accordi tra le parti sociali per introdurre delle forme di protezione di tipo contrattuale a livello di alcuni settori, il settore artigiano, il lavoro interinale, che hanno fatto sì, per esempio, nel caso del lavoro interinale, che forse voi non lo sapete, ma la normativa italiana, io credo che sia la più avanzata in Europa. Uno può dire, beh, non è che sia un granché, no, no, è molto, se ben si è applicato, non è detto che sia applicato, questo è la mia sospetto, è quello, ma se ben si è applicato quello che nel tempo le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori atipici, NIDIL, eccetera, hanno via via negoziato a livello nazionale nei contratti collettivi dei lavoratori interinali, se mi si è applicato davvero, è una delle normative più favorevoli ai lavoratori che esista in Europa. E soltanto. Ah sì, sì. Sì, dopo un po' la quarta, però sì, ma per esempio, adesso poi qui entriamo in un discorso che per me ha un aspetto che mi piace moltissimo, ma non possiamo risolvere un po' da questo tema. Nel 2008 quando è stato fatto l'accordo, un accordo molto bello, perché stabiliva l'idea che dopo un certo periodo di tempo, i lavoratori, potremmo chiamarli un periodo forse di apprendistato, i lavoratori che occupati presso la stessa agenzia per un po' di tempo diventavano meno assunti dall'agenzia, configurando un'ipotesi di stabilizzazione del lavoro diversa da quella della stabilizzazione presso l'impresa, la quale, e quindi adesso io lo dico e poi lo devo chiudere, non posso argomentarlo, non può, a mio giudizio, essere l'unico modo di immaginare la sicurezza del lavoro, perché oggi, a mio parere, per motivi oggettivi, non per motivi soggettivi legati necessariamente al comportamento delle imprese, non può essere necessariamente per il 100% dei lavoratori la soluzione. Lo sarà per il 90%, per l'85%, quello che volete, ma c'è una parte che a mio giudizio rimarrà di fatto fuori. Questo è un modello di stabilizzazione diverso che permette di avere flessibilità e sicurezza, ma questo è un discorso che ci potrebbe troppo tanto. Quindi comunque ci sono, si sono le premesse per delle cose straordinariamente interessanti, anche nel campo delle imprese artigiane, se vengono utilizzate naturalmente. L'altro aspetto invece è l'incremento di misure di protezione a favore di categorie che sono già protette, cioè i lavoratori già dentro le imprese che hanno una protezione sufficientemente, almeno abbastanza ampia, quelli che nel gergo degli economisti si chiamano insider, quelli già protetti. Allora, in questo caso sul piano della formazione professionale, sul piano dei fondi di pensione complementare, la contrattazione collettiva nazionale introduce tutta una serie di aspetti molto molto importanti per poter effettivamente avere quelle forme di politiche attive per il lavoro, non semplicemente politiche passive per il lavoro, che dovrebbero diventare il futuro, che attualmente non sono assolutamente, della capacità di proteggere il lavoro. Dopodiché, ecco, qui siamo rimasti a livello nazionale, invece a livello locale ci sono nuove cose che avvengono sia in azienda sia sul territorio. Allora, in azienda c'è lo sviluppo della contrattazione del welfare aziendale. L'aspetto interessante per le relazioni industriali è che spesso queste forme di welfare aziendale che si stanno diffondendo, che ormai qualunque analisi che noi facciamo dimostra che è uno dei temi principali della negoziazione a livello aziendale. Cioè c'è spessissimo una ricerca del 2011 a Milano, metteva in evidenza che un terzo delle aziende diceva di avere introdotto delle forme di welfare aziendale. Ma l'aspetto interessante è che queste forme di protezione nuova, di impegno nuovo, hanno dei modelli anche vecchi, ma insomma, il cui sviluppo è soprattutto recente, è molto legato alla crisi, nasce prima, poi è molto legato alla crisi, perché viene visto come un modo per incominciare non soltanto a dare dei servizi, ma anche per in qualche modo intervenire sul problema del reddito dei lavoratori. Quindi diventa un campo che è estremamente vario, estremamente diversificato, con moltissimi temi possibili, in cui l'aspetto che per esempio mi ha colpito, perché sono stata una volta invitata a dei convegni fatti dalle imprese su questo tema, era fatto vedere che si preoccupano moltissimo di come riuscire a fare al meglio questo, cercando di ottimizzare i vantaggi anche di fiscalizzazione, di defiscalizzazione che loro hanno su questo genere di cose che ci sono,
per cercare di dare di più ai lavoratori nella misura in cui ci riescono, utilizzando, e questa è una cosa che nessuno di noi c'era, io non l'avevo mai accorta, delle società di consulenza specializzate. Stanno diffondendosi in Europa, anzi nel mondo, società di consulenza che non soltanto si occupano delle solite cose, ma si occupano proprio di come immaginare pacchetti di welfare aziendale. Questa è una cosa molto importante. Questo cosa vuol dire? Fa diffonde l'idea e la rende possibile alle aziende grandi, Luxottica è il caso più famoso, ma la rende possibile sempre più anche alle aziende piccole, perché i pacchetti sono già immaginati, quindi non hai bisogno di avere qualcuno che deve impiegare tempo, risorse della direzione per farlo, anche per negoziare uno sindacato, ci sono già, tu aderisci ai pacchetti, hai già strutture che ti negoziano con le, diciamo, con i fornitori, per esempio, condizioni di migliori per poter poi offrire ai lavoratori, cioè, quindi è una qualche cosa interessante. Il limite di queste esperienze è che sono di tipo aziendale, diciamo, costitutivo, cioè quindi sono di per sé di tipo esclusivo, selettivo. Questo non lo dico solo io, lo dice un articolo che io continuo a citare, che mi pare molto bello, di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera del 2009, quando è uscito, era il 2009, sì, quando, no, non era quello, no, era I rischi dell'azienda mamma, si chiamava, ed era un articolo di critica all'accordo di Luxottica, ma non tanto in sé, ma diceva: attenzione, fare queste cose è una cosa molto interessante, molto bella, ma se funziona il welfare statale pubblico vanno molto bene, come un qualcosa in più, come avviene in moltissimi paesi che noi consideriamo avanzati dal punto di vista del welfare, i paesi scandinavi, eccetera. Ma nel caso italiano, in cui ci sono tanti così tanti buchi, questo diventa la possibilità di aprire una situazione in cui il welfare pubblico avrà sempre la possibilità di dire: beh, tanto c'è questo, come dire, avrà meno urgenza di intervenire perché tanto c'è. Comunque è molto interessante, è un articolo bello che sono andato a vedere. Comunque, quindi c'è però, e questa è una delle cose più interessanti, la contrazione del welfare di tipo territoriale. Questa contrazione del welfare territoriale non ne ha moltissimi esempi, ma soprattutto direi un'altra cosa, noi la conosciamo poco, perché non è che normalmente se ne parla tanto, non esce mai tanto sui giornali, e probabilmente mi chiedo anche se voi nelle vostre riunioni, quando discutete di cosa state facendo, ne parlate. Però ci sono esempi, io ogni tanto mi imbatto casualmente su alcuni di questi esempi. Allora, già in passato, quando c'era negli anni 90, quando c'erano tutta la stagione dei patti territoriali, che ovviamente vi ricorderete, in alcuni di questi patti territoriali, per esempio quello del Veneto e del Veneto orientale, prevedeva delle misure di welfare territoriali che erano interessantissime. Infatti mi era sembrato un impatto straordinario, che so che è stato in parte, soltanto in parte attuato, ma era molto bello, perché prevedeva tutta una serie di interventi in campo abitativo, in campo di soluzioni per gli immigrati, in campo di facilitazione della conciliazione lavoro famiglia, nel campo della, diciamo, tutto per favorire all'epoca di sviluppo, per favorire la presenza delle donne sul mercato del lavoro, per favorire l'integrazione con gli immigrati, per favorire anche servizi di qualità sociale per gli anziani, eccetera. Molto bello, molto bello. Ed era negoziato dentro di un patto territoriale tra i sindacati e i datori di lavoro e le imprese locali. Ma anche recentemente, secondo me, l'ho visto, il patto di Treviso, almeno sulla carta, è un patto molto bello. Questo è un patto recente, è stato negoziato, l'iniziativa è stata presa dall'associazione degli imprenditori di Treviso, che ha coinvolto i sindacati, che hanno aderito e che hanno diventato i partner di questa cosa, ha cercato anche di coinvolgere la regione locale, che invece non ha voluto assolutamente aderire, quindi è rimasta un'iniziativa negoziale tra le parti, che ha diversi, diciamo, aspetti, tra cui anche quello del welfare territoriale. Perché, e questo è l'aspetto interessante, che lo dicono le imprese stesse, dicono: in una situazione di tessuto di piccola impresa, fare dei padri soltanto welfare aziendale non va bene, perché tace via fuori e crea condizioni diversificate per molte imprese, quelle grandi lo possono farlo e quelle altre non lo possono fare. Quindi loro hanno immaginato una serie di pacchetti, di soluzioni, di protocolli, negoziando come organizzazioni esterne i rapporti con le imprese fornitrici di benefici, di servizi e di vari sconti, altre cose da offrire ai lavoratori, di cui si possono avvalere anche le piccole imprese, addirittura preparando dei protocolli di intesa, diciamo standard, che possono facilmente essere
utilizzati anche dalle imprese di produzione. C'è poi, quindi, questo è un aspetto interessante, a mio parere, se voi andate sul sito nuovo Secondo Welfare, ecco, ecco che è un sito aperto che dà conto di tutto il dibattito, di sperimentazione, nel giorno in cui la si conosce, perché ripeto, il problema è proprio di conoscerla. Io la chiamo una caccia al tesoro, a scoprire le esperienze che ci sono, perché in Italia è così, noi abbiamo tante esperienze di cui non si sa, di cui non si parla, di cui non si fanno mai, come dire, i bilanci, non si capisce se hanno poi funzionato, raramente avviene. E questo è un peccato, uno dei nostri limiti, diciamo, del nostro sistema di relazioni industriali, è anche il funzionamento del sindacato. Poi c'è il caso del welfare ambrosiano, invece è un caso completamente diverso. In questo caso è un, poi beh, lo conoscerete, ha una storia molto lunga. Già se ne parlava all'epoca del sindaco Moratti, poi invece si è realizzato, almeno ha trovato attuazione adesso con il nuovo sindaco, con l'iniziativa in particolare dell'assessore Cristina Tajani, che conosceva questa cosa dall'interno perché era nella delegazione sindacale che aveva negoziato con la Moratti per una volta. Comunque, in questo caso perché lo voglio citare? Perché si utilizzano i fondi che della negoziazione sociale del sindacato.